Raggiunti da Cristo siamo liberi. Tu ed io cerchiamo la libertà in tutto quello che facciamo. Cerchiamo di avere rapporti liberi con le persone che sono accanto a noi, non schiavi, non morbosi, eppure non ci riusciamo. Dobbiamo sempre cercare di compiere le regole che noi stessi mettiamo e esigiamo dagli altri comportamenti, atteggiamenti con i quali noi pensiamo di poterci mettere con le spalle al sicuro, così da non essere delusi, da non essere traditi. Noi viviamo in una serie di compromessi senza fine, al ribasso, dove molto spesso disprezziamo anche la nostra stessa dignità, la calpestiamo. Siamo schiavi delle apparenze, delle forme, di come ci presentiamo agli altri, di come gli altri si presentano a noi. Ci fermiamo sempre alla buccia delle cose, alla buccia della vita. Ma Gesù Cristo viene alla nostra vita per liberarci, per restare liberi, per essere liberi davvero, per non essere più sottoposti al giogo dei moralismi, dei legalismi, dei compromessi, della prostituzione interiore attraverso la quale pensiamo di legare e stringere a noi le persone. No, non è così. Il Signore ci ha chiamati a libertà vera, al poterci donare senza riserve agli altri, amare senza riserve, senza secondi fini, amare senza aspettare nessuna gratificazione, amare per amare, l'amore puro, l'amore con il quale ci ha amato il nostro Signore Gesù Cristo. È questa l'unica fonte della libertà, e noi possiamo attingere a questo amore, attingere alla fonte della libertà, perché Gesù Cristo si è donato a noi, continua a donarsi a noi attraverso la sua parola, attraverso i suoi sacramenti, nella Chiesa. Allora coraggio, il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Gesù Cristo è il nostro sabato, Gesù Cristo è il nostro riposo, Gesù Cristo è il compimento della nostra settimana lavorativa, cioè Gesù Cristo è il compimento di ogni nostro pensiero, di ogni nostra parola, di ogni nostro gesto, perché chi è stato perdonato e rigenerato vive la vita di Cristo. Gesù Cristo è vivo in Lui, per questo Gesù Cristo è anche l'origine dei suoi pensieri, delle sue parole, dei suoi gesti. Per questo tutto è dono, tutto è grazia, tutto è gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È questa la vita di un cristiano, la vita libera del Figlio di Dio, che partecipa alla vita della Chiesa, partecipa alle liturgie, non come a riti esteriori a se stesso, non come dei precetti da assolvere, ma con la libertà dei figli che si accostano a Cristo, si accostano al trono della misericordia senza paura, senza moralismi, con l'umiltà che viene dalla consapevolezza di essere indegni, di essere peccatori e quindi immeritevoli di tutto, ma graziati e quindi amati gratuitamente e quindi liberi di poter attingere alla grazia, attingere al cuore di Cristo, attingere al suo amore. E chi attinge al suo amore è libero e liberamente si dona.